Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortegamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserire il codice creatore forte, così come vedete a schermo, poi accettare, e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Oggi vi avevo promesso che avrei fatto un video su come utilizzare in Glow il controller PS5, invece nell'ultimo ho fatto un video sulle sensibilità da utilizzare su Fortnite, sempre con un controller di questo tipo. Ora ragazzi, io gioco in Claw praticamente da quando sono piccolo, cioè dall'età veramente di 2 anni. Ho iniziato a giocare ai videogiochi a 2 anni e da quell'età ho iniziato proprio a giocare in Claw. Credeteci o meno, questa è la realtà. E vi assicuro ragazzi che dopo tutti questi anni a giocare in Claw, alle mie dita non è successo assolutamente nulla. Lo voglio dire perché molta gente sotto l'ultimo video che ho fatto su come giocare in Claw con un controller PS4 ha detto: "Fortu, ma un mio amico in America si è dovuto operare alle dita." No ragazzi, per favore, non dite stupidate. Giocare in Claw non porta niente alle dita, almeno alle mie non ha portato mai nulla. Certo, all'inizio, se non siete abituati, potreste notare un fastidio alle dita, ma nulla ragazze di grave, quindi smettetela di dire queste bambinate perché è veramente ridicolo. Quindi passiamo a un velocissimo tutorial per cercare di comprendere un po' il tutto e poi facciamo anche un game in handcam. Però prima ragazzi voglio ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video. Ok ragazzi, quindi ci siamo, controller PS5 alla mano. Abbiamo un particolare con una doppia cam che ci inquadra il controller. E allora vediamo subito come fare la presa Claw. Allora, fondamentalmente noi partiamo da questa forma di base, da questo set mani di base che probabilmente tutti utilizzerete, o la maggior parte di voi. Quindi i pollici sugli analogici, le vette superiori gli indici e poi le vette invece inferiore i medi. Quello che dovremo fare ragazzi per un Claw di destra è portare l'indice sul triangolo e sul quadrato, mettere quindi il medio per cambiare arma eventualmente su Fortnite o lanciare granate su COD, e poi per sparare, perché l'indice ragazzi sarà occupato a toccare il touchpad, triangolo, quadrato, cerchio, X e tutti gli altri pulsanti. Infatti ragazzi, questa presa è davvero molto utile con giochi come Fortnite o anche Call of Duty, in cui per esempio su Fortnite c'è bisogno di costruire, per esempio edito con triangolo, o magari anche su COD se si ha l'impostazione dei comandi classici, cerchio potrebbe essere utile per dropshottare. Insomma, questa è una presa che io ritengo davvero molto molto utile. Come potete vedere è un Claw solo di destra. Qualche volta in qualche gioco che lo richiede io utilizzo anche il Claw di sinistra, che è fondamentalmente questo qui. Eventualmente si può fare il cosiddetto Dragon Claw e utilizzare quindi entrambi i Claw, sia a destra che a sinistra. All'inizio ragazzi, ripeto, potrebbe dare un po' di fastidio, ma state tranquilli che è normale, è una questione di abitudine. Nel giro di pochi giorni non dovreste più sentire nulla e dovreste sentirvi abbastanza a vostro agio utilizzando questa presa. Ma ora non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo in game. Ok ragazzi, ci dovremmo essere. Siamo a Steamistacks, una zona dalla quale, nella quale non sono quasi mai andato dopo l'aggiornamento. E quindi ci siamo effettivamente per provare l'handcam assieme, per farvi vedere un po' come me la cavo con il Claw. Spero che vi piaccia questa piccola iniziativa, perché ci tengo davvero un sacco che voi possiate vederlo, perché me lo chiedete veramente troppo troppo spesso ragazzi di mettere appunto l'handcam. Tra l'altro il mio ping è molto ballerino. Mano a mano poi ragazzi vi farò vedere un po' come me la cavo fightando. Voi controllate un attimo e soprattutto le mie dita nel momento in cui sparo, edito e cose di questo tipo, perché sono i momenti migliori in cui vedere come me la cavo a livello di presa e come utilizzo le dita, soprattutto per ottimizzare fondamentalmente la presa Claw al meglio. Per esempio ragazzi, il miglior tasto che ho trovato per editare giocando in Claw è fondamentalmente triangolo, perché guardate come facilmente lo posso raggiungere. Guardate un handcam, come potete vedere io premo e poi facilmente modifico così, e poi ripristino eventualmente se ho la necessità. Mi trovo abbastanza bene ragazzi a utilizzarlo, secondo me il migliore, ma dipendentemente dalla presa che utilizzate poi potrebbe variare. Vabbè, poi come potete vedere io col touchpad cambio piccone armi, in questo caso è molto semplice. Ma non voglio dirvi altri comandi, se vi servono quelli andate poi a recuperare dopo questo video anche il video appunto di tutte le mie impostazioni, sensibilità, comandi e cose di questo tipo. Un tizio lì di fronte, ma il mio ping è salito a 300 per un secondo, vorrei evitare almeno per il momento. E uno, e due, ok, ok. Forse è un bot? No, 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 non è un bot, non è un bot. Ok, ok. Strano, ero convinto di sì. Peccato. No, fugge. Eh no, fratente, te faccio andare, mi spiace. Una cosa veloce, grazie. Bella per te, Grizzly. Attenzione ragazzi, questo mi fa cadere a breve. Oh, ma questo assalto è pericoloso, eh. Insomma, magna di sto cavolo, frate, prima che arriva l'altro. Veloce, 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 veloce. Mamma mia ragazzi, che brutta cosa che sta accadendo. No, questo c'ha lo scar, che c'ha?
35, 32, 52, dai, dai. Fra, fra, non scherzare ora, non scherzare ora. Mamma mia, raga, questo fa paura. La sua mira non è per nulla male. Ah, finalmente! Certo che questo ha fatto malaccio. Ma non perché questi fossero forti, ma più che altro per le armi che avevo e per le cure che avevo. Cioè, sono stato proprio messo alle strette, però ce la siamo cavata. Diamoci qualche cavolo, raga. Forte passione, agricoltore. Raga, finalmente qualcuno, mamma mia. È il tizio della taglia, tra l'altro. Prova ad entrare, dai. Mamma mia, non so come sia potuto entrare, tenendo conto del ping che avevo, ma non credo farò ulteriori domande. Cos'è stato? Quella è stata una cecchinata molto interessante. Che situazione divertente. Tranne quello che ha sparato col cecchino. Ok, sì, sì, mancava lui effettivamente all'appello. Facciamo una cosa un po' più interessante, che dite? Ce la proviamo? Ok, dai, dai. Ah, peccato. Dai, questi erano ottimi colpi. Mamma mia, ragazzi, che kill! Fantastica questa, raga! Follia! Follia, avete visto come sono entrato? Ma sono quello più in alto di tutti. Magari teniamoci pronti al fight, eh? Safe? Serio? Ok, una terra. Devo solo continuare a mangiare, ragazzi. Non posso fare altrimenti. Mamma mia, per quanto... Mamma mia, per quanto volevo fightare, ma quel fucile a pompa mi ha distrutto. GG. Ok, ragazzi, dovrei arrivare tipo soprattutto e credo di poter eliminare tranquillamente questo tipo senza troppi problemi. GG, man. Dai, alla prossima, non ti preoccupare. Capita, capita. Tacco pure così, cosa di diverso. Per esempio, bella, bra, 52. 52. Oh, oh, oh. Oh, no, non scherzare. Non scherzare. Non scherzare. Ok, a posto, quello eliminato, sono contento, ciao. Ok, 35, devo levarmi da qui. Sono veramente in una trappola per topi. Ecco qui, ci ha visto. Ah, però ci siamo fatti male a vicenda. Ok, gli scappa. Dai, se lo picco un'altra po' bella. GG. Un po' smirata, avrei dovuto far restringere un po' il mirino prima di sparare. Però GG comunque. Sapevo che aveva poca vita. Oh oh. Colpo di pistola, a caso? 97, dai, dai, non devo sbagliare, ragazzi, perché potevo... tranquillamente perdere il game qui, eh. Ragazzi, ho voluto scappare perché stava un tizio che stava arrivando sotto. Sono andato nel panico. Sapete che mi sembrano in due? Potrei sbagliarmi, probabilmente lo faccio. Ok, era uno, era uno. Fantastico, frate, vai, vai. Bella, frate, dai, ti è andata quasi bene. Quasi, però. Mamma mia, ragazzi, questo è da clappare, questo è da clappare proprio. Bravo, comunque bravo, assolutamente. Però è editato un po' troppo per i miei gusti. 30, 30. Oh, bra, bra, bra. Cavolato nero, cavolato nero, bra. Ah, lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe... Ma no, 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 no. Bella, fra, la prossima, dai, ti preoccupare. Ok, ok, non è il tipo che vuole farmi prendere le ground. Ma che impressione di essere morto. Non so voi, raga. Ma per come edita questo, non mi ispira per niente fiducia. Ma cosa mi dice che sono morto, raga? Cosa di molto vago. Uno di vita, fantastico. No, vabbè, GG. GG, bravo. E beh, ragazzi, comunque avete visto che a prescindere dalla presa che utilizzate non sarete mai imbattibili. Quindi mi raccomando, quello che vi ricordo sempre per migliorare, mettete la vostra sensibilità, le vostre impostazioni, come ho fatto io nell'ultimo video. Se volete vedere le mie, ve lo lascio qui da qualche parte. E anche la presa, ragazzi, dovete mettere quella migliore per voi. Tutte queste cose assieme potranno rendervi effettivamente più forte, ma lo potrete fare solo con tanta pratica. Prima però di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video e noi boys ci becchiamo alla prossima.